È sembrato giusto iniziare questo servizio con l'audio originale di una domenica di festa. Montesilvano si affrontano per la finalissima playoff seconda categoria girone E, Cellino e Castrum 2010. Una giornata di colori, di bandiere, di sport e di grande agonismo e grande calcio. Si inizia subito al terzo, un calcio d'angolo discusso. Schema della Castrum 2010 con Roberti che serve con grandissima precisione Carlos De Oliveira ed è 1-0. Il colpo di testa dell'attaccante numero 11 va a gonfiare la rete dell'estremo del Cellino, Valeriani. Castrum 2010 in vantaggio, deve vincere questa gara e inizia subito con l'acceleratore. Non è da meno però il Cellino che risponde. Montedoro scalda i guantoni di Tali, bravissimo a respingere. Calcio d'angolo seguente, piccioni di Tali con i pugni, poi c'è una specie di campanile del numero 3 di Crescenzio, si avventa Montedoro, bravissimo, ed è subito 1-1. Partita che è iniziata con il turbo, scatenati tantissimi tifosi del Cellino giunti qui a Montesilvano. Proprio lui, il bomber, capocannoniere del campionato, si presenta così, uno stacco imperioso, nulla può di Tali. 1-1, è grandissimo spettacolo. Ancora il Cellino prova a sfruttare il momento favorevole, qui fermato De Ascentis, fuori gioco molto dubbio sull'assist di Bozzelli. Poi proteste ancora per un contatto Carota, Montedoro, qui secondo noi ha fatto bene il direttore di gara a lasciar proseguire. Ancora Montedoro incontenibile, qui secondo l'arbitro c'è stata una spinta ai danni del difensore Castrum. Finisce avanti il primo tempo la Castrum, prima con uno stacco di Daniele Selvaggi, poi con Roberti che va via sulla corsia di sinistra, prova il tiro a giro, bene, attento Guido Valeriani. Inizia la ripresa, partita bella sul campo e sugli spalti, ancora più bella del primo tempo. Qui prova a fare il furbo Roberti con una mano galeotta, l'arbitro non lo vede, ci mette una pezza ancora una volta Valeriani. Affonda il Cellino, ancora gioco aereo per Montedoro, sfortunato il suo tentativo. Ci prova in tutte le maniere Montedoro qui con il suo potentissimo sinistro, sfida aperta con Ditali che risponde presente anche questa volta. Giannascoli, grande numero, subentrato a Bozzelli nel secondo tempo, innesca il solito Montedoro e ancora una volta in angolo si rifugia Ditali. Qui non arriva per un soffio Azzari sulla punizione battuta da Montedoro che al minuto 52 sradica letteralmente il pallone dai piedi di Rapacchiale, si avvicina al limite dell'area e scaglia un bolide di sinistro che va a finire nel 7 alla destra di Ditali, esplode il settore Granata. Era l'uomo più atteso della vigilia e Alessio Montedoro non sta deludendo. Doppietta per lui e che fattura questo gol. Cellino che torna in vantaggio. La Castrum deve assolutamente pareggiare per tenere vive le sue speranze. Entra Di Blasio e inizia a sfornare una quantità di assist incredibile. Qui si avventa Roberti sulla sfera, il suo pallonetto finisce alto. L'occasione per chiudere la gara ce l'ha Piccioni del Cellino. Di pochissimo il suo destro al lato.
Sale in cattedra il capitano Castrum D'Agostino, che qui sfrutta anche un rimpallo con la difesa, e poi di sinistro colpisce il palo sulla ribattuta, miracoloso intervento di Valeriani su De Oliveira, ma il gioco era fermo per offside. Ancora ennesima palla in mezzo di Di Blasio, svetta il non entrato di Bernardo, salva tutto di Crescenzio. Siamo nei minuti finali, esterno bellissimo di Cameli, ancora un miracolo di quello che sta diventando l'eroe della gara, Guido Valeriani, devia in angolo, riceve i complimenti di compagni e avversari, grandissima questa parata. Ma la Castrum ha sette vite e nei minuti di recupero, altra palla in mezzo di Di Blasio, svetta Selvaggi, dubbio, qualche secondo di attesa, poi il direttore di gara indica il centro del campo ed è gol, esplode la gioia, ce la fa la Castrum a tenere viva la partita proprio nell'ultima occasione, secondo il direttore di gara e il suo assistente la palla è entrata e queste immagini sembrano confermarlo. Si va ai supplementari, il morale alle stelle per i ragazzi di Silvi della Castrum 2010. Invece sembrava già fatta per il Cellino, che comunque non molla, incoraggiato dai suoi encomiabili sostenitori. Squadre in corto di energia per tutto quello che hanno speso. Il primo supplementare inizia con una grande occasione per la Castrum di testa, Roberti Suas di De Oliveira, bravo come sempre Valeriani. Dall'altra parte se trovava questo gol tra gli applausi del pubblico, Montedoro veniva giù davvero lo stadio di Via Foscolo di Montesilvano. Nel secondo tempo supplementare, dopo una punizione ciabattata di Crescenzio, sale la Castrum che vuole in tutti i modi provare a vincere la gara, ci prova in un paio di occasioni, prima Cimini, poi Roberti, ma il numero arriva, non poteva che essere così, dal capitano Eugenio D'Agostino, che si libera con un tunnel pazzesco di un avversario e scaglia un bolide dai 25 metri che l'ottimo Valeriani può soltanto sfiorare. E questo è l'esito, il finale più bello che non ci poteva essere nemmeno nei sogni del presidente Partipiro e tutta la Castrum 2010, che va a vincere questa finale meravigliosa all'ultimo secondo. Ultimi assalti del Cellino, che davvero meritava di più, anche lei meritava di andare in prima, ma in prima categoria ci va la Castrum 2010, che festeggia con il suo splendido e numeroso pubblico. Gioia incontenibile. Non sono nuovi i ragazzi della Castrum a queste imprese, ribaltare risultati che sembrano irrecuperabili. Delusione a mille dei ragazzi del Cellino, che comunque devono andare orgogliosi di quello che hanno fatto in tutta la stagione e in questi 120 minuti dove non hanno mollato, forse hanno peccato di un pizzico di un'inesperienza in certi momenti decisivi della gara.